Buongiorno a tutti amici del canale e benvenuti nella mia cucina. Oggi vorrei parlarvi del kefir, una bevanda ricca di probiotici e molto altro. Ma incominciamo subito con la sua facile preparazione. Questa bevanda, cremosa e dal gusto inconfondibile, è ricca di vitamine del gruppo B e B12, aminoacidi, calcio, fosforo e molte altre. In rete si possono trovare gruppi su siti specializzati o pagine Facebook che donano gratuitamente i grani di kefir. Servirà un barattolo di vetro, un tovagliolo di cotone o carta da cucina, un elastico, un colino di plastica e un cucchiaio di plastica o di legno. La proporzione giusta va da 1 a 5 a 1 a 10. Ad esempio, per 50 g di grani dovete aggiungere dai 250 al mezzo litro di latte. Il kefir ha bisogno di respirare, passatemi il termine. Mi trovo molto bene a usare questo contenitore in quanto il coperchio non sigilla bene e fa passare aria. Un'altra soluzione è quella di coprirlo con un tovagliolo di cotone o di carta da cucina. Benissimo, è arrivata l'ora di fermentare. Mettete il vostro contenitore non alla luce diretta del sole e a temperatura ambiente. Serviranno circa 24 ore. In questo lasso di tempo mescolate almeno una volta. È possibile fermentare fino alle 48 ore. Tutto dipende dai vostri grani. Col tempo imparerete a osservarli. Il kefir ora è pronto per essere filtrato. Oltre al latte di mucca si può utilizzare quello di capra o di pecora, meglio se intero e biologico. Ogni volta che si produce il kefir, i grani aumentano circa del 20%. Si conserva in frigo per una settimana al massimo. I grani si possono conservare in due modi. Nel breve periodo, 8-10 giorni in frigor, per tempi più lunghi in congelatore, massimo 4 mesi e in entrambi i casi immersi nel latte. La conservazione però riduce la produttività dei grani, meglio farne poco e spesso, e i grani in eccesso donarli. Si presta come base di molte ricette, formaggi, dolci, panificazione. Due semplici ricette. Mi piace chiamarlo kefir d'oro, un vero elisir di lunga vita. Solo tre ingredienti, kefir, curcuma e miele. Le quantità sono in base al proprio gusto. Buongiorno kefir, per una colazione o merenda energizzante. Kefir, cereali, frutta e miele, semplicemente delizioso. Thank you.